bentornati al Gormiti Show! Auguri a tutti i papà gormitici del mondo! Ma avete fatto il lavoretto per il vostro super papà? Noi siamo super curiosi di vederlo. Già. Quindi andate sul sito gormitishow.com e inviatecelo. Esatto, già da su quel sito poi trovate anche una pagina per poter partecipare qui virtualmente al Gormiti Show con noi. Sì, e che cosa possono fare i nostri amici? Possono tantissime cose! Sfidarci? Sì, poi ballare. Ballare, sì, chiacchierare con noi e salutarci. E potete anche farci vedere la vostra super collezione, siamo molto curiosi, eh? Sì, però adesso Johnny, c'è una super sorpresa che devo farti vedere. Davvero? Sì, una sorpresa pasquale. Pasquale? Sei curioso? Andiamo a mangiare già il cioccolato, non me l'avevi detto? Andiamo. Giada, il super pasqualone! Eh sì, perché si sta avvicinando la Pasqua. Eh sì, lo apriamo subito, Giada. Sì. È bellissimo. Apri, perché sono troppo curiosa di vedere cosa possiamo trovare. Vai, prendo io. Apro. Spera che lo sposto questo. Vado, eh. Così abbiamo più spazio. Giada! C'è sempre in piedi quello dove posso tirare pugni e calci. Fai così. Lo gonfiamo. Sì, gonfialo, vai, è una magia. Ah, Giada, eccolo, che hai bello. Hai visto che bello che è? Io ci gioco subito, va bene? Vado, Posso? Vai, un attimino però. Vai, un pugno solo, vai. Ah, fortissimo, sì, perché c'è ecco, quindi distruggi. Sì. Ah, Giada. Allora, io però sono curiosa di vedere cosa possiamo trovare dentro. Però prima ricordiamo una cosa ai bambini. Come vedi, Giada, questo bellissimo uovo di Pasqua è come quello dell'anno scorso. Sì, vedi perché è fatto di carta riciclabile. Esatto. Quindi si può colorare. Esatto, hai detto bene, Giada, perché essendo fatto di carta, per esempio, io l'anno scorso avevo disegnato, ti ricordi, Gianni e Giada? Avevi fatto un bellissimo disegno Gormiti l'anno scorso, mi ricordo. Con i pennarelli, i bambini lo possono fare anche con le tempere, con i pastelli, pastelli a cera, gessetti, però potete usare tutto quello che... Questa volta, quest'anno, c'è una novità, c'è un concorso. Ah sì? Sì, c'è un concorso che si chiama Decora la tua Pasqua. Decora la tua Pasqua, sì, ok. Voi potete fare un bellissimo disegno, un decoupage, sì, tantissimi lavoretti sul vostro... Esatto, usate la vostra fantasia sul vostro uovo. E cosa succede? Dovete fare una bellissima foto e caricarla su questo sito. Decora la tua Pasqua.giochipreziosi.it. Esatto, mandateci tantissime foto perché ci saranno dei vincitori. Sì, perché ci sono tantissimi premi. Tantissimi premi, in questo caso dei super premi ultra mega gormitici. E avete tutto il mese di aprile per poterli caricare. E il 31 maggio verranno contattati i vincitori. Io lo farei subito questo concorso. Sì, anch'io. Ma poi tu sei bravo anche a disegnare. Esatto, esatto. Però adesso è arrivato il momento. Sono troppo curiosa. Apriamo. Vai, una parte io e una parte tu. Oh! Wow! Wow! Allora, ok, so una cosa, Giada. In questo uovo di Pasqua noi abbiamo trovato la penna, in questo caso il tuo preferito. Me la regali? È no. Mia? Sì. Che sì? Cosa te ne fai tu? Tu preferisci l'archerio? Fa niente, mi piace lo stesso. Va bene, tienila. Grazie. E in un altro uovo di Pasqua potete trovare anche la maglietta. Quindi ho la penna o la maglietta. Poi abbiamo una bustina bellissima e... C'è Avok! Avok! Che il nostro bello. Sempre in piedi. È allora Giada, io voglio giocare con sempre in piedi, ok? Tu se vuoi vai avanti, ma io gioco. Johnny, abbiamo tantissime cose da fare. Ho tantissimi pugni da dare. No, ti alleni dopo, adesso dobbiamo andare. No. Ciao Matteo! Wow, ma sei già con la maschera! Ma aspetta, ma dov'è Matteo? Io vedo solo Lord Carrion. Ah, eccoti! Ciao Matteo! Ti eri trasformato! Ma io ho già capito che uno dei tuoi Lord preferiti, uno dei tuoi gormiti preferiti è Lord Carrion, vero? Ma c'era qualche indizio, mi sa. C'era qualche indizio? Tra l'altro è carnevale! Eh sì, ma ti sei travestito così a carnevale? Eh beh, giustamente. Giusto. Come stai? Bene. Sappiamo che sei un fan super gormitico tu, vero? Sì. Quante cose hai dei gormiti? Ne hai tantissime, vedo dietro. Raccontaci un po', vai, raccontaci. Noi vogliamo sapere tutto. I Dronok. Carini i Dronok, che poi si staccano e si attaccano. Mi piacciono per quello, perché puoi staccare e attaccarli. Poi ho Lord Sol. Non può mancare. Esatto. Addirittura in versione d'oro, Giada. Esatto, quindi non... super. Poi Vrago, che è l'Hyperbeast, giusto. Poi hai qualcos'altro? Sì, vedo dietro un sacco di cose.
Poi mi piace tanto prendere i giornalini dei gormiti. Sì. Ah, giusto, perché ci sono tantissimi giochi anche da fare. È vero, è vero, sì. Dei lavoretti. Poi ho Koga forma d'oro. Ma tutti dorati, wow, li hai, wow! Sono fortunatissima ad averli tutti dorati. Perché poi è difficile trovarli tutti d'oro, Sì. Poi ho Lord Carrion d'oro, serie Lord Carrion d'oro, della serie nuova, specifichiamo. Precisiamo, assolutamente. Chi è? Che non lo vedo, un po' sgranato? Cryptus. Cryptus? Sì, è andato un pochino via di audio, ok, perfetto. Ma li hai praticamente tutti, ma li hai contati? Secondo me sono 145. 200 sicuro. 200? Sì, guarda quanti sono lì. Secondo me 200 ti ha superato, Johnny. 200 ne hai? Secondo me ti ha superato. Non li ho ancora contati, ma forse può essere. Secondo me sì. Non li ho ancora contati, ma forse può essere, Giada. Ah, ok. L'ho visto bene. Ma c'è anche... Aspetta, che cosa c'è anche là dietro? È la spada di Carrion. È una spada. È la spada di Carrion, Giada, la spada di Carrion. E non riuscivo a capire poi bene. C'è anche Carrion. Giusto. Giustamente. È Carrion quello grande. Ma posso farti una domanda? Hai mai sfidato i tuoi amici? Con le bustine? No. Prova, no. Che bellissimo. Tu lo vedi il Gormiti Show, giusto? Immagino di sì. Ecco, ti faccio una domanda. Che domanda vuoi fargli, Voglio fargli una domanda. Io so già che domanda. Voglio fare una domanda, ok? Allora, chi vince al Gormiti Show sulla sfida? Sta per dire, lo sento. Chi vince sempre con le bustine? Chi vince? Vieni, lui non vuole dirlo perché sa che perdi sempre. No, è vero, io vinco sempre, lo sa benissimo. Sa che perdi sempre, quindi non vuole dirtelo. Ma cosa? Non stai per non farti piangere, perché sa che puoi piangere. Non è vero, vinco sempre. Sì. Poi hai il bracciale degli elementi, hai visto? È lì, sì. C'è il bracciale, giusto? Me vincete tutte e due alla pari. Oh, sei troppo carino, davvero. Sì, sì, visto? Sì, forse. Vedi, lui sì che è bravo. Forse. Non come te. Non è vero, ehi. Appunto, poi hai una bellissima maglietta con la cravatta, l'hai messo proprio per essere in puntata, bello elegante. Sei super elegante così, pronto per l'occasione, così quando tutti i tuoi amici ti vedranno, perché gli dirai che sei andato alla puntata dei Gormiti, vero? Lo dirai ai tuoi amici che sei qui. Così dici, guardate com'ero elegante. Lo sai che questa puntata la vedranno tanti bambini? Tanti, ti vedranno e diranno, no, ma lui è lì al Gormiti Show, come ha fatto? Hai visto? Bravo, bravo, bravo. Ma prima di chiudere, ci racconti qualcosa, non so, una cosa che ti piace fare con i Gormiti, o se guardi... Con il papà! Con il papà! Quando mi faccio... Il bagno, facciamo un torneo che tipo calcio, che i personaggi una volta sconfitti vengono eliminati e fino in finale che il più bravo ha vinto. No, ma che bella cosa! Ma che bello! Gli eliminati dove vanno poi? Si buttano dentro la vasca? No. Dove va? No. Si rimettono la cappata. Si rimettono l'accappatoio. Gli eliminati vanno ad asciugare. Esatto, sì. Si mettono l'accappatoio e se ne vanno nello scaffale, Giada. È la pallanuoto gormitica. Bella idea. Comunque molto bella questa cosa che col tuo papà giocate, state insieme. Bravi, bravi. Che grazie, bello, papà. Grazie al papà. Giada, avete inventato un gioco bellissimo. Cioè, per adesso nessuno ce l'ha mai raccontato. Lo farò anch'io. Va bene, allora, noi adesso ti salutiamo, ok? Però, prima di finire, noi facciamo? Ci stiamo salutando in un modo un po' particolare. Perché questo periodo ci permette solo di salutarci in questo modo. Sì, quindi, allora, apri le braccia, come stiamo facendo noi, e adesso stringi forte e ci abbracciamo. Un abbraccio gormitico virtuale. Noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Siamo super contenti di averti conosciuto. Continua a mandarci le foto e i video. Sei super gormitico, Matteo, davvero, sei un super gormitico. Ciao. Ti mandiamo un mega bacione, ciao! Ciao, grazie!
Oh, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Eh sì, Giada, ci sono arrivate due bellissime foto. Leggi la prima. Vai, parto io. Da Simone. Simone ci scrive: ciao Johnny e Giada, vi vedo sempre in televisione, mi fate tanta compagnia. Grazie, un bacio da Simone. Ma che carino. Grazie mille per seguirci. Grazie mille, ci ha mandato una bellissima foto. Tra l'altro, guarda quante cose hai. Sì, ma poi è super fiero, c'ha un super sorriso. È un super pollice in su. Ok. Wow, grande. Hai anche la Iscad. Bravo, bravo, bravo. E poi ci è arrivata un'altra foto da parte di Simone e Giacomo e ci hanno scritto: ciao Johnny e Giada, siamo Simone e Giacomo e siamo dei grandi fan dei Gormiti e del Gormiti Show. Grazie. Vediamo tutte le vostre puntate, ci fate molto felici e il nostro sogno sarebbe partecipare al vostro show. Vi abbiamo mandato una foto della nostra collezione. Non so se riuscite a vederlo, ma c'è anche un gormita della primissima serie. Ciao Simone e Giacomo. E controlliamo, dopo controlliamo. Dopo la guardiamo bene. Wow, ma davvero un sacco di cose. Sì, avete lo zaino, l'astuccio, vedo la maglietta anche. Il bracciale degli elementi. Sì. Wow, bravo. Una super super collezione. Tra l'altro, voi potete partecipare con il Gormiti Show. Sì, vi basta andare sul sito gormitishow.com, compilare tutto quello che c'è e seguire le istruzioni, esatto. E così potete farci vedere le vostre collezioni, ballare con noi, potete sfidarci, anche solo chiacchierare e salutarci. Esatto, mi raccomando, gormitishow.com. Giada, hai finito l'episodio? Eh sì, bisogna salutare i nostri amici. Cosa adesso devono fare, dai? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e condividete il video, mi raccomando. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.